vlog. Come avete letto dal titolo, oggi ce ne andremo in vacanza finalmente, perché in tutta quest'estate non sono mai andata in vacanza. Però vabbè, sono andata al mare, in piscina, ho fatto di tutto di più, ma in vacanza non sono proprio andata. Quindi andremo quasi fine agosto, no quasi no perché siamo tipo 18, quindi vabbè, ma comunque mancano 18 scuole, beh sì, mancano 18 giorni per arrivare a settembre, quindi cioè, non cambia niente. E vabbè, io sono pronta, andiamo tipo in montagna, in un posto in montagna dove c'è la piscina, poi il mare vicino, quindi tutto vicino. E quindi boh, non so dove andiamo, cioè in montagna, però non mi ricordo come si chiama il posto, vai, casomai ve lo dico dopo. E comunque sì, c'ho i capelli un po' spettinati, infatti mo me li devo fare perché non posso andare così. E quindi vabbè, la mia valigetta, aiuto, ovviamente trailer non me lo posso portare così perché cioè c'ho il coso dentro, perché non me lo posso portare a zaino perché è pesantissimo. Ah no, non è tanto pesante, cioè lo puoi portare anche così come borsetta, vabbè. E poi vabbè, c'è la mia borsetta, borsetta no, il mio zaino, perché se dobbiamo uscire mica mi posso portare la valigia. E boh, e adesso vado a farmi i capelli e poi ce ne andiamo. Come sono i miei capelli appena ti sciogli le trecce? Ok. Oh mio Dio, sono strani. Io mamma me li devo tenere così perché non li devo mischiare, sennò poi è un casino dividerli, perché non lo so, mi faccio le trecce. Sì, le trecce, non lo so. Oddio, sono strani. Ovviamente i capelli non me li tengo sciolti, anche perché boh, non lo so, però sono belli così. No, mi faccio le trecce. Meglio le trecce. Trecce fatte. È caduta la spatola. Ok, siamo pronti per andare. Ma io come faccio a scendere così? No, non pesa tanto in verità, no. Vai vai Napoli, in questi giorni non mi mancherai per niente. Finalmente siamo arrivati. Dovete vedere il posto, che è magnifico. Siamo praticamente in montagna. Siamo arrivati, cioè è un posto bellissimo. C'è anche la piscina, come vi ho detto. La piscina è molto più piccola di come me l'aspettavo, però comunque è bellissimo. Ci sta la mia stanza, che è la mia stanza, che ovviamente dormirò solo io. Ho una stanza tutta mia, che è bellissima, ma ve la faccio vedere. Allora, questa è la stanza. Ok, sì, ci stanno due letti, perché dopo deve venire, diciamo, una ragazza o un maschio. Spero tanto che sia una ragazza, perché, cioè, dormire in una stanza da sola con un maschio mi sembra un po' strano. Ovviamente c'è un posto per sedersi, con lo specchio, un tavolino, due letti, qua c'è un armadio gigante, però gigante, quindi molto spaziosa questa camera, mi piace un sacco, un colore vivace. E poi qua c'è il terrazzo, che puoi entrare facilmente, mi hanno detto, e è molto lungo, quindi puoi andare dove vuoi. Bellissimo. Io adesso mi devo sistemare, qua c'è un tavolino, ma metto qua qualcosa, vabbè, c'è anche là il tavolino, è bellissimo, troppo bello. E ora mi sistemo. Eccoci qua. Adesso stiamo in piscina. No, ho fatto uno. Raga, volevo fare una foto. Vabbè, guardate questi bellissimi girasoli. Sono troppo belli. Qua ci dovrebbe essere tipo una cascata, ma vabbè. Allora, io non metto tutto il telefono sott'acqua perché ho tipo la paura
che nella parte dove si chiude tipo... ho paura, quindi non lo so, non mi fido tanto. Metto soltanto la metà del telefono. Perché poi vabbè sono le sono le 4 e 17. Beh, adesso non so, sono un po' stanca e quindi vorrei dormire. Sono in stanza e beh, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate like. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Se volete essere salutati nel prossimo video, scrivetemelo nei commenti. E niente, dovrebbe venire una ragazza, però dicono che viene domani, quindi non viene oggi. In questi giorni non lo so se farò altri video sempre qui in vacanza, forse sì. Beh, forse domani o dopodomani. Non lo so, manderò un altro video e poi non lo so, poi vedremo. E niente.